Bentornati cittadini! In Italia è tutta una questione organizzativa e di metodo. Non trovate? Perché in Italia le cose non funzionano? Vabbè, domanda un po' sempliciotta, ovvio, ha un miliardo di risposte. Ma parlando appunto a livello organizzativo, burocratico, perché lo Stato molto spesso la pubblica amministrazione non sono in grado di comunicare con i cittadini e viceversa, e quindi non sono in grado l'un l'altro di dare delle informazioni appropriate, dare e ricevere benefici, welfare, informazioni di varia natura, garanzie e così via. Beh, diciamo che si potrebbe parlare per ore e tantissimi studiosi, professionisti del settore sanno anche meglio di me questa cosa. Questa domanda mi è venuta soprattutto in questo periodo. Non so, forse magari anche a voi. Soprattutto adesso, colpa del Covid, visto che si parla di ristori alle imprese, ai negozi, ai ristoranti, alberghi che devono rimanere chiusi e così via. Ma anche ristori alle partite IVA, magari che lavorano nel settore culturale, piuttosto che agenti di commercio, professionisti di varia natura che non possono lavorare colpa del Covid e quindi hanno avuto un calo di fatturato e lo Stato ha detto che vorrebbe risarcire, quindi dare questo ristoro per una parte mancante di questo fatturato mancato rispetto all'anno precedente, eccetera. Perché non si riesce a fare? Perché non si riesce a farlo bene? Perché anche la cassa integrazione viene pagata in ritardo? Perché queste cose? Cioè, se un governo che ha il pieno diritto e potere di governare, decidere, controlla e gestisce i ministeri, i pubblici dipendenti, quindi comanda la burocrazia, quindi se vuole può creare nuove norme, regolamenti, leggi domani mattina per fare quello che vuole affinché si riesca a portare a termine gli obiettivi che si era dato e prestabilito, perché non ce la fa? È tutta una questione di metodo, è tutta una questione organizzativa. Beh, Giacomo, che ovvio, hai scoperto l'acqua calda. No, ovviamente, sto solo pensando ad alta voce quello che penso che tutti gli italiani magari qualche volta si sono chiesti. Perché è una cosa talmente ovvia e banale, ma quanto complessa. Faccio un esempio. Lo Stato sa quante sono le aziende in Italia? Tecnicamente sì. In generale, le imprese, chi ha partita IVA, lo sa quanti sono? Tecnicamente sì. Sa come sono suddivisi? Per esempio, quante sono le aziende che fanno metalmeccanica e di metalmeccanica, di quale grandezza fanno, che fatturati fanno, quanti dipendenti hanno, eccetera, eccetera. Quante sono le imprese che invece lavorano nel commercio, ma poi si suddividono in varie categorie sul commercio e che grandezze hanno, che fatturati hanno, eccetera, eccetera. Tecnicamente lo Stato sa queste cose, dovrebbe sapere queste cose. Perché non è in grado di gestire e calcolare come dare i benefici? L'amministrazione pubblica italiana, quando è ora di parlare con i propri contribuenti, cittadini, imprese, eccetera, eccetera, probabilmente è la più caotica del mondo occidentale. Non vi siete mai chiesti anche voi, ma perché un cittadino qualunque o un'impresa o una partita IVA, fatemi dire cittadini in generale, quindi non per diversificare ogni volta, ma è la stessa cosa, deve da solo, se ce la fa in qualche maniera, almeno iniziando, altrimenti costretto a pagare un commercialista, un avvocato o un altro professionista, deve farsi strada in una miriade di burocrazia, la quale punta dell'iceberg, al giorno d'oggi troviamo siano siti web, siti di agenzie. Nella migliore delle ipotesi, bisogna andare in qualche agenzia fisica, in comune, ok, in un ufficio pubblico. Altrimenti si fa e si inizia a fare tutto via internet, che è cosa buona, perché fa risparmiare tempo, eccetera, eccetera. Il problema è che le pubbliche amministrazioni di oggi non hanno fatto altro che riversare la loro inefficienza e incapacità gestoria in internet. Non hanno utilizzato l'online per migliorare i servizi ai cittadini, hanno semplicemente trasformato, tradotto il loro modo di lavorare buttandolo in internet. Quindi si sono fatte, per esempio, il proprio sito internet dove chiedono determinate cose all'utente, al cittadino, all'impresa, eccetera, e sono a posto così. Il sistema non è stato mai migliorato. Non è così che si migliora l'efficienza, non è perché hai un sito web e quindi in automatico tutto diventa bello, facile e veloce. Purtroppo devono ancora capirlo nella pubblica amministrazione e i politici pare non gliene freghi più di tanto. Fatto sta che abbiamo centinaia, ma veramente centinaia, di diversi siti web, appartenenti ognuno a agenzie, enti, pubblici, regioni, Stato, ministeri, organizzazioni, organismi pubblici di varia tipologia. Se tu vuoi chiedere, che ne so, la disoccupazione, devi registrarti in un sito, a sua volta poi in un altro, poi, ma sei disoccupato, il centro per l'impiego, ogni regione ha il suo sito
In Italia si diversifica tutto, troppo. 1 miliardo di siti web, 1 miliardo di agenzie con 1 miliardo di richieste diverse, di documenti, di informazioni che tu magari hai già dato 100.000 volte in altri siti web, ad altre agenzie, che lo Stato già ha da milioni di anni, da quando tu sei nato sa già tutto di te, ma tu devi ogni volta reinserire dentro milioni di volte i tuoi dati, sempre sempre solo quelli. Poi magari spesso accade che cambi residenza, però poi la pubblica amministrazione non sa che hai cambiato residenza, tu hai fatto domanda ma qualcuno l'ha cambiata, qualcun altro invece presenta ancora la residenza sbagliata. Vuoi fare qualcosa con la sanità? Devi in qualche maniera trovarti te col sito dell'ASL regionale, del tuo ospedale. Gli ospedali tra di loro non parlano, non comunicano, hanno ognuno un proprio sistema informatico separato. I ministeri stessa cosa, quindi tu Mario Rossi nato a Roma nel 64, un ministero, un'organizzazione, un ente ha i tuoi dati, l'altro non ce li ha, l'altro ce li ha ma solo una parte, l'altro ce li ha ma sbagliati, tra di loro non comunicano, tra di loro non sanno chi cosa fa l'altro, quindi il cittadino è sballottato avanti e indietro per cose semplici magari anche. In più spesso il cittadino non sa destreggiarsi in questa miriade di siti web, in questa miriade di agenzie, perché le cose che deve chiedere sono quelle determinate, non sa dove andare a parare, spesso quindi perde occasioni, ci mette una marea di tempo, spende persino soldi perché deve pagare professionisti eccetera, oppure gli si scadono i limiti, oppure commette un errore, una virgola e quindi gli tocca di far da capo, o peggio paga persino una penale, un disastro. Da pagare le tasse al bollo auto, a chiedere un certificato, avere i dati sanitari, piuttosto che la disoccupazione, piuttosto che chiedere il bonus per i figli, qualunque cosa in Italia è difficile, complessa, richiede tempo, non si sa da dove iniziare, dove andare a parare, devi batterti ogni giorno con centinaia di entità, agenti, impiegati pubblici diversi, poi non sai se devi andare in comune o l'INPS, telefoni non rispondono, o telefoni di parlare 4 volte, è successo anche a me con l'impiegato pubblico che non sa nemmeno lui, ti fa mandare da un altro collega, quindi tu telefoni un altro orario se li trovi liberi, sul sito web è incomprensibile, ti chiedono cose astruse, ti chiedono cose che tu avevi già compilato in altri siti, eccetera eccetera eccetera, è tutto complesso in Italia, quindi anche per avere il servizio pubblico che magari tu hai diritto ad avere, è tutto complesso. Vuoi aprire un'azienda? Tecnicamente hanno fatto 1-2 miliardi di siti web diversi, a seconda della propria regione, a seconda del proprio ministero, a seconda di 1 milione di cose. E tu tecnicamente puoi aprirti un'azienda online, però è di una difficoltà assurda, ok? Poi c'era un sito, poi l'hanno cambiato, ti rimandano un altro sito, devi autenticarti di qua, poi c'è un altro sito nuovo, adesso ne hanno fatto un altro per un'altra cosa solo. Un casino. In Italia è difficile fare tutto, persino chiedere benefici, welfare o come cittadini. Ma no, quanto sarebbe bello, per esempio, avere un unico, ma dico uno, sul serio ripeto, uno, unico sito web, in formato anche app per gli smartphone, dove il cittadino intendo sia i privati che le imprese, quindi partite IVA, eccetera, possano fare tutto. Ma dico veramente tutto. Ma tutto, 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 cioè quello che vi passa per la testa si fa, punto. Un'unica interfaccia, un unico server, un'unica struttura che comunica con lo Stato. Tu cittadino con la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione con te cittadino, punto. Nient'altro, un unico sito web, che figata sarebbe, stupendo, un sogno. È fattibile, è possibile, ce l'hanno già in molti paesi del mondo. Perché in Italia non possiamo fare una cosa del genere? Questo rientra sempre nella ottica che ho io e anche altre persone, forse anche voi, nel voler cambiare la burocrazia in Italia, ma cambiandola, bypassandola, ovvero purtroppo in passato quelle pochissime volte che qualche miracolato governo ha provato lontanamente poco così a fare qualcosa per riformare la pubblica amministrazione, non ci è riuscito per mille motivi, ma il motivo principale è stato quello che ha cercato di cambiare un mostro modificando il mostro. Vi spiego meglio con una metafora. Immaginate la burocrazia, la pubblica amministrazione, come un gomitolo, ok? Di lana, quello che volete. Un bel gomitolo di centinaia di metri, tutto aggrovigliato, pieno zeppo di nodi e grovigli. Quindi avete idea quando tirate fuori dalla borsa le cuffiette auricolari
e si fanno un nodino senza nemmeno sapere come è successo, perché ogni volta se tu li metti via bene escono aggrovigliate, comunque è una legge fisica. Ecco, immaginatevi un gomitolo grosso così, impossibile da sgrovigliare. Non so se chi di voi conosce questa leggenda mitologica dell'antica Grecia. La leggenda vede che appunto c'era questo gomitolo, ok, il nodo gordiano, che era impossibile da districare. Tutti ci provavano, ma tutti fallivano. Alessandro Magno, un bel giorno, arriva in quella città, lo trova, e cosa fa? Prende la spada e lo taglia. Lo distrugge. Ecco, il gomitolo non esiste più, è sciolto, sciolto tutti i nodi. Bisogna pensare diversamente. Se tu ti trovi un ostacolo davanti che non riesci a passare ed è insormontabile, aggiralo, rifallo da capo. Per questo una mia idea sarebbe, e vi chiedo anche che cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti. Lasciamo stare tutto quello che esiste adesso. Non modifichiamo o aggiungiamo un fiocchettino ai 2 miliardi di nodi aggrovigliati che ci sono già. Facciamo tutto da capo. Un unico server, un unico sito web, con database server che farebbero impallidire YouPorn piuttosto che la NASA, ok? Perché sappiamo che in Italia abbiamo problemi persino per quanto riguarda la stabilità e l'instabilità dei server, dei database, eccetera. Quindi creare l'infrastruttura e creare poi la struttura, il sito web, l'applicazione, dove dentro ci metti tutto, tutto, tutto. Il cittadino deve solo autenticarsi una volta, entrare lì e basta. Ovvio, privacy massima, quelle cose lì ovvio sono banali, sono normali, già adesso è così, perché comunque pensate che i vostri dati sono già online ad oggi, ok? Sia con la pubblica amministrazione, sia tutti i siti privati che hanno i vostri dati, sia Google che sa esattamente persino quasi quando anche andate in bagno, sono cose che già sappiamo purtroppo. Quindi mantenere la sicurezza massima e la privacy massima che concentrate in un unico contenitore è anche più semplice poi gestirla, e permettere ai cittadini di fare tutto da lì, tutto. Quindi immaginatevi questo bel sito web, ok, studiato apposta anche da professionisti esperti per quanto riguarda l'estetica, la grafica, la fruibilità, la user friendly, un sito dove tu entri e vedi tutta la tua situazione di cittadino, quindi dati anagrafici, eccetera, se lavori, se sei disoccupato, se sei libero professionista, autonomo, eccetera, eccetera. Puoi chiedere il tuo welfare, puoi chiedere un bonus perché ti è nato un figlio, puoi chiedere qualunque cosa direttamente da quel sito. Scrolli giù o clicchi in un'altra sezione di un altro colore, lavoro, e vedere esattamente il tuo stato lavorativo attuale, quanti contributi hai pagato, quanto ti manca la pensione, in quale azienda lavori, oppure se sei libero professionista, clicca qui e scopri di più, vedi tutta la tua situazione, anche delle tasse, le fatture emesse, eccetera, eccetera. Poi il pulsante sanità e ti scarichi la tua cartella sanitaria, ok? Perché sarai in comunicazione con il tuo medico, col tuo ospedale, e tutti i medici d'Italia avranno la possibilità di visionarla se tu vai a farti visita da loro, per esempio. E non portate dietro carte ogni volta che vanno perse, che poi ogni ospedale fa le sue carte, non si capisce mai di cosa parla, eccetera. Vuoi aprire un'attività? Clicca un pulsante, apri un'attività. Che tu voglia aprire una fabbrica da 3 milioni di dipendenti, 1000 miliardi di fatturato, tu voglia aprire un negozietto dove vendi bigiotteria fatta a mano da te, non importa. La procedura sarà semplice, facile, immediata, diretta, e te la fai tutta da solo. Veramente tu in pochi minuti ti apri un'attività. Vuoi assumere qualcuno? Lo farai da lì. Vuoi licenziarti? Lo farai da lì. Vuoi pagare il bollo auto? Clicchi, lo fai direttamente da lì. E anzi, ti arriva la notifica di quando ti sta scadendo il bollo auto. Cioè, veramente qualunque cosa. Quindi lavoro, sanità, legato all'istruzione, welfare, imprenditoria. Ovviamente poi le imprese avranno la loro pagina, che sarà diversa rispetto a quella dei cittadini. Quindi immaginatevi un mondo semplificato, facile, dove tu puoi fare e chiedere tutto quello che tecnicamente già oggi puoi fare e chiedere, ma in maniera veloce, facile, in pochi minuti, da un unico sito web, da un'unica applicazione. Basta. Tutto, ma dico veramente tutto. Puoi fare mille cose, le fai tutte mille lì. Poi fra un anno qualcuno mette una bella idea, piuttosto che si può fare qualcosa di nuovo. Bene, si fa un aggiornamento, si fanno mille e uno cose lì. Ma avere un'unica interfaccia tra cittadini e Stato sarebbe una figata. Ovvio, poi chi ha problemi con internet, o anche perché è anziano, per mille motivi, nessun problema. Andrà in comune, gli insegneranno come fare, andrà nei centri per l'impiego nuovi che vorremmo creare, gli insegneranno come fare, o glielo faranno loro per lui, nessun problema. Però
sarebbe da portare, diciamo, la pubblica amministrazione a rinnovarsi, ma attraverso una nuova via, quindi utilizzando un unico sito web per fare tutto. Secondo voi potrebbe funzionare una cosa del genere? Ovvio, ve lo sto solo buttando là, ok? In verità, se andate a leggervi i programmi iniziali che ho scritto nel sito web riformaeprogresso.it, alla sezione pubblica amministrazione e burocrazia, ho pagine e pagine e pagine dettagliate, andatevele a leggere, non voglio annoiarvi troppo. Questa è solo una piccola 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 riforma all'interno del miliardi di riforme che faremo, che vorremmo fare. Secondo voi potrebbe funzionare una cosa del genere? Un unico sito web, un'unica interfaccia per fare qualunque cosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ricordatevi sempre di informarvi, leggere, studiare, ragionare, magari valutando tutti i punti di vista con equilibrio e buonsenso. Questo è il modo migliore per comprendere la politica. Per tutto il resto posso aiutarvi io con i miei video. Se vi piace il mio canale, ricordate di iscrivervi e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Scrivetemi pure in tutti i social, commentate, rispondo sempre. Vi ringrazio molto per avermi seguito e vi ricordo che c'è anche il mio secondo progetto, progettone. Quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose, che si basi sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo. Vi lascio qui delle informazioni e andate a leggervi l'iniziale programma politico magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.